Viale 20 Settembre è pronto a trasformarsi in un grande giardino fiorito. Dal 16 al 24 marzo torna infatti Viale in Fiore, la mostra mercato del settore florovivaistico che per l'edizione numero 20 potrà contare su una quarantina di espositori da varie regioni italiane. Una delle manifestazioni più attese e sicuramente quelle più scenografiche che attirano veramente un pubblico notevole, una quantità di pubblico notevole, è sicuramente la manifestazione che apre, diciamo, la stagione primaverile estiva delle manifestazioni a carattere economico e sicuramente quella che ravviva assieme alla Fiera di San Nicolò la parte del Viale e tutta la zona limitrofe. I produttori specializzati saranno ogni giorno a disposizione del pubblico per offrire consigli e informazioni sulla cura delle piante e del giardino. Per 9 giornate, dalle 9 alle 20, i visitatori troveranno tantissime varietà ed essenze, dagli alberi da frutto alle piante grasse, dalle rose profumate alle vere e proprie rarità. In più ci sarà una sezione di prodotti agroalimentari, spezie, olio d'oliva, erboristeria e arredo giardino. 20ª edizione, dal 16 al 24, da Largo Bonifacio fino all'inizio di Via Rossetti, e quindi abbiamo pensato di fare innanzitutto una aiuola straordinaria, molto luminosa anche alla notte, e grazie anche alla temperatura e al clima ci sono molte varietà già pronte di fiori, quindi troveremo molte primizie e tante novità profumate anche. Torna anche la gara delle composizioni floreali che concorreranno all'assegnazione del premio Fiore d'Oro. Con premiazione sabato 23 marzo, nella stessa giornata, avverrà anche l'apertura del grande uovo di Pasqua. Tutti i principali momenti della kermesse saranno accompagnati da ben due madrine, Barbara Guldin e nonna Marina.